Il ristorante Bella Vista di Giulianova vince il Festival del Brodetto al ristorante al Vecchio Teatro di Ortona. Siamo con il presidente di giuria, l'accademico Mimmo D'Alessio, 5 elaborati a rappresentare le migliori realtà nella preparazione di questo piatto, il Brodetto. Cosa ha fatto la differenza? Beh, intanto parliamo di un piatto che è una icona del panorama della gastronomia abruzzese e il brodetto per noi è uno dei piatti più interessanti della cucina di mare. Beh, la differenza l'ha fatto sicuramente il pesce, era freschissimo dappertutto, ma l'accortezza di aver trovato più pesci che fanno parte del buon brodetto e poi il pomodoro giusto e il giusto sapore di sale. E queste sono le differenze che abbiamo potuto riscontrare e che comunque dobbiamo sottolineare che quest'anno i piatti presentati sono tutti da primo premio. Farebbero tutti quanti bella figura nel concorso nazionale tra i brodetti, perché il sapore è eccezionale da parte di tutti. Mimmo D'Alessio, Accademia Italiana della Cucina, che cosa si beve? Come si accompagna un buon brodetto? Bene, allora un buon brodetto si accompagna praticamente con tutti i vini nostri, sia col bianco che col rosso, ma un buon rosato sicuramente è il vino che meglio riesce ad esaltare i profumi e i sapori del brodetto. Oggi hanno fatto passerella alcuni tra i migliori vini d'Abruzzo, ad iniziare da Fantini Vini per proseguire con Dora Sarchese, Agri Verde, aziende di Ortona, ma anche Inverso Vini, sempre qui a Ortona, insomma il meglio della produzione. Beh sì, diciamo che anche in questo segmento i vini abruzzesi ormai sono dei vini che fanno invidia a tutte le altre regioni italiane e decisamente siamo tra quei vini che possono salire sul podio con orgoglio e con tanto onore senza che nessuno ci abbia regalato nulla. Oggi il vincitore di questa rassegna rappresenterà l'Abruzzo alla finale nazionale di questa rassegna che si svolgerà sempre nella stessa regione, nella stessa località. Ecco, che cosa si sente di augurare? Che ruolo potrà esercitare l'Abruzzo in questo epilogo nazionale? Ma allora, diciamo che non sappiamo ancora quali sono i concorrenti delle altre regioni, quindi non possiamo ancora dire tanto su questa domanda. Però ecco, una cosa che mi permette di dire che i piatti presentati oggi erano tutti eccezionali e il piatto che ha vinto sicuramente rappresenterà molto bene l'Abruzzo, la sua cultura, la sua gastronomia e sicuramente non farà brutta figura nei confronti degli altri brodetti dell'Adriatico e del Tirreno.